Cosa hai detto? Come se non avessimo piantato nulla. No, l'erba No, c'è, vabbè, solo c'è, che solo che è alta. si è mista Ha ad altra vegetazione che non c'entra. E poi è tutto incolto. Quindi giocheremo lo questo, stesso. sì, certo. No, questo come succede in borsa, è una giornata da dimenticare. Poi faremo in modo che le cose cambino. Cominciamo la partita di calcio, ci siamo tutti. Phoenix, Fabrizio, Danilo, Josué e Carlos. Le porte sono pronte, cominciamo la partita di calcio. Pronti? Allora, si Si è rotto. è rotto. Questo è il risultato della partita, vuol dire che sei impegnato. Com'è stato l'ultimo gol subito? Non fanno ne parlare. Quel gol che hai fatto in diagonale. Ah, boh, mi è venuto di fortuna, secondo me. No, Però devi sempre dire, bro. ha spiazzato il portiere, bravo. L'ultimo gol che hai fatto tu in diagonale. Scusa, il gol che ho fatto io di testa Anche non era proprio Sibera in l'hai grande fatto. elevazione, era. Io anch'io ho fatto un gol di testa. Hai fatto. Bravo! Il primo autogol. Bravo Carlos. Phoenix è stato portiere, ha subito pochi gol. Solo 5. 5, non 3. Allora abbiamo Una volevo bottiglia a dargli ciascuno, un po' di abbeveraggio non guasta. Pronti volevo dargli inizio. per la lotta dello Come faccio scalpo? a mettere Allora sempre vi questo mettete in pallone? cerchio. Io regia qua. Quando io dico via, si può cominciare la gara. Vince ovviamente chi rimane ultimo. Sì. Con il Superman. Ma Devi cercare di togliere lo scalpo, quella specie di coda, io non partire agli troppo, altri. eh. Agli altri. Però devi stare attento che mentre lo prendi, lo prendono anche a te. Qui? Vabbè, facciamo un giro di prova. Pronti? No, si strappano subito. Via! Cazzo, eh. Inizio tutti sulla difensiva. Ma se uno ci si sta lì. La migliore difesa è l'attacco. Non strapparmelo tu, papà. No, io non c'entro. Corri! Corri! Phoenix è lì, così che voglio bene. Sì! Uno fuori! Dai, approfittate anche voi! Vedete che sono impegnati, gettatevi sul gruppo! Dai, Phoenix! Oh, ok, fuori due. Rifacciamolo. Vendetta ci vuole. Vai, Vendetta! Dani! Vai che nella mischia c'è il bello. Povero Phoenix. Dai, poverino. Ma sei stanco o sconfitto? Sconfitto. Vai Phoenix, attacca! Approfitta! Vai Phoenix, sto con te. Oppure che la coda. Fuori tre! Ma vizio. Danilo, corri, fallo stancare! Almeno terzo posto. Oh! Più quarto. Ok, vittoria di Fabrizio, bravi. Vizio. Nel senso che alcuni, senza farlo sapere ad altri, si mettono d'accordo e attaccano qualcuno. Sei
se non altro alla fine rimangono loro due. Andiamo insieme e io gli frego. Certo, cioè, è tutto possibile. Oi, in campo. Stava all'ombra, stava. Meno 10.000, meno 9.999. Giusto. Ah, ecco qua, adesso. Meno 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Approfitta, approfitta, approfitta. Se cade da solo, se cade da solo si riprende. Phoenix, accerchialo, Phoenix! No, ma dai! È stato un bel combattimento. Scappa, no. Carlos! Oh! Che mossa tattica! Fantastico! Oh, ferito! Oh. Poi andiamo in ospedale, no? Conserverete il ricordo. Bizio Danilo. Metti un po' d'acqua, dai. A me c'è tutto colpo. Scusa. La prossima volta mi allontano da te. Siamo di nuovo. No, sono rimasti Danilo e, okay, e Fabrizio. Infortunato. Dai, Danilo. Al quando labbro. Cadere, poi pesta, alla gengiva. Gengiva superiore. In effetti noi oggi volevamo scoprire se fosse più resistente la fronte di Carlos o la gengiva di Fabrizio. È una gengiva, è il labbro proprio. Finale, gran ci finale. Un po' gonfio. Un po' gonfio. Oh, il tifo, il tifo. No! Il tifo. Andiamo. No, la prossima volta davvero mi allontano da lui. Porca vizio. Danilo, corri perché la tua forza è nella velocità, Fabrizio è più forte. E corri, ora va in tangenziale. 100 giri, dai, che lo stanchi. Vedi che sta raccontando. Dai, soccorri, corri. Dai, su, forza, coraggio. Mi ha preso troppo sulla parola. Sì, ma adesso si sta stancando. Vedi, vedi che lo provoca. No, però. E poi in ciampo. Oh! Oh, due su due. Dai, signore e signori, stiamo per dare l'avvio alla lotta del gallo. Oh, oh. Tutti su un piede? Pronti? Via. Le mani dietro. Le mani dietro. L'avversario si può toccare solo con la spalla o con il fianco. Si può fare pancia a pancia. C'è la bucca lì. Se si riesce. Posso riprovare? Sì, dai. Speriamo che via lì la mia droga serve. Oh, vizio. Sto per cadere. Dai, finisca e vinci. Stavolta vinci. Vai, vinci. Carlos, Mila, lanciati. Arrangio. Io ti aspetto. Anch'io. Vediamo chi resiste di più. Poi muoiono tutti e due per l'attesa. No, dai, fallo una lotta, dai. Vai, Carlos, vai. Vai, spingi, spingi. Spingi, abba. Dai, con la mole di 2 metri di altezza, dai. È venerdì 5 agosto, devo andare nell'ospedale psichiatrico di via Vittime dell'Appetito. Ora do un'occhiata ai pazienti, vediamo come stanno. Oh, buongiorno signore. Buongiorno. Ma mi tolgo una curiosità, cosa state facendo? Siamo, vedi, sto leggendo giornata. Ah, ho capito, ho capito. Grazie, grazie. Buongiorno. Dunque, oggi è il 9 dicembre
devo tornare all'ospedale psichiatrico di via Vittime della Pertite. Mi ricordo che c'era un caso strano di uno che leggeva il giornale. Oh, oh, buongiorno, lo stesso dall'altra volta. Buongiorno, lei. Come sta? Bene. Ah, mi fa piacere. Ma cosa state facendo? Scemo, non vedi? È il giornale dell'altra volta. Ah, già letto. Ho capito. Ah. Oh! Ah, niente, è caduto dal secondo piano. Matto, matto. Ehi, ciao, nessuno. Niente, capito la sicurezza. Sì. Vado subito dalla polizia. Polizia, polizia. Niente è caduto dal secondo piano e nessuno l'ha visto. No, sono matto. Aspetta, non sono matto. Procediamo con i tiri in porta. Batte Josué, in porta Carlos. Bravo! Che parata! Danilo, per favore vai a prendere i cerotti in macchina. Scherzo. Le bende per fasciare Carlos. L'ha segnato Phoenix. Ma io voglio vedere qualche tuffo, Portieri. Io sì che mi tuffo. Io no che non mi tuffo, io no che non mi tuffo. Gol. Ho capito. Fanno segnare così chi ha tirato deve andare a prendere la palla lontano. Beh, ma se la parano non c'è bisogno. Batte Fabrizio, para Danilo. Ha detto no, mi sembra di capire che non è gol questo. Oh, non tocca a me? No. Sì, 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 dopo Fabrizio tocca a me. Scusa, ma uno sta dietro e fa il raccattapalle, no? Phoenix, sta già registrando, basta che venga. Ok. No, no. Aspetti. Parata. Guarda che mi sono messo a fare il raccattapalle. Il raccattapelle. Tira Carlos. Parata. Tocca a Josué. Oh, dobbiamo vedere i tuffi qua. Ok, toccherebbe a me. Vai. Via. Un bel tuffo. Batte Phoenix, para Danilo. Cos'è? Penso che sia fuori, altrimenti Phoenix sarebbe andato in porta. Ancora tu. La 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 la. Qui era. No, io mi sembra troppo avanti. E vai. Era dove si era questo. Sì. Ma dai. Oh, fuori sempre dalla stessa parte. Sei un vizioso. Da adesso faccio gol e vado in.
aspetta che se sta nell'avvallamento, ecco. Uno, due, tre. Tuffati, dai che morbido. Vabbè, perché proprio tu. Vai Carlos. Dai Carlos. Tocca a Carlo. So. Allora dopo di te tocca a me. Ok. Ah, ok. Lo so. Vai Carlo. Oppale, tocca a te. Tocca a me a tirare. Vai Danila. Sì, non fare l'esagerato. Palo. Palo? Posso farlo? No. Faccio io. No, me. Tu hai tirato. No, ma era una fine. No. Hai saltato il turno. No. Dov'era? Sai cos'è? Ha colpito il palo ed è entrato dentro. No, che dovrebbe essere più netto il posto con il piede. No, così sembra strisciato. Dai. Mamma mia. Guarda. Ah, ora voglio vedere il portiere. Io lo voglio vedere in porta. Ti Bello! Tutto programmato. Vai, Fizz. Chi è che tira? Ah, Paolo esterno. L'importante è non calciare a te, Fabio. Eh? A te? No. L'importante è non calciare sul cameraman. Ma prendi tutti e due? Ok. Vedi un po' schiattato però, eh. Che c'è? Tizio. Tocca. No, io devo tirare dopo di te, perciò. Ora ti do. Buttati che morto! Dopo tocca a me. Sto io dietro. Stava, ma non c'avevo fuori. Carlo? Sì. Ah, Carlo sa anche tu di te. Dove che era? Figlio! Ma cosa vuoi, mica ti disturbo? Per fortuna era centrale, mi sono gettato. No, non ho il tempo di reagire. E beh, anche i portieri non hanno il tempo di reagire. Danilo? Ah no, tocca a me. No, perché non era. Era più indietro. Era qui. Carlos. Mi fai il tiro. Mettere un gol. Spegni e poi accendi di nuovo, altrimenti diventa troppo grosso. Thank you.
una punta. Tocca a me! Tocca a me! Tocca a me! Basta! Siamo stati ripresi. Come si spegne? Come si accende? Aia! Torno! Cosa? C'è la punta! Infedele! Ah! Lo sacrifichiamo lì agli dei! Questo è Giallus in fondo! Giallus! Ah! Ma cosa? Ho le spine dietro! Sì? No. Se vuole una fetta. No, raga, aspetta. Ah! E tutto questo lo buttiamo lì. Sì. No, prendilo con le mani e poi buttalo. Tanto è super organico. Sì. Cioè, dopo che l'abbiamo ripulito tu li butti lì. Super organico. Domani non ci sarà più niente di questo. Anzi, cresceranno i meloni qua. L'anno 21 troveremo una piantagione di meloni. Sarebbe bello. Ave Cesare! Ma voi andate l'Ecuador? No! Sì! Il problema di questo terreno sapete qual è? Quale? Qual è il problema di questo terreno? Perché non c'è ancora niente. Quando ritorno? A ottobre. Sì. Qual è il problema di questo terreno? Che è c'è brutto. Un po' di buchi. Un po', giusto un po'. Non c'è acqua. Di buchi. Non c'è acqua perché l'acqua permetterebbe molte cose. Vizio. Compresa la coltivazione. Le piante che abbiamo piantato? Ci sono un po' miste. È morto. E poi ci vuole la volontà. Un po' di attrezzatura ce l'abbiamo, ma ci vuole la volontà. Ma facciamo qua il campeggio? Lo volevamo fare, ma si sono tutti lamentati perché faceva troppo caldo. Se voi volete lo facciamo. Io sì. Non ho capito. Allora, vabbè, senti, la pasqua dentro mangi. Visto che parliamo di parcheggio.